La tecnologia impiegata nella lavastoviglie in pompa di calore a resistenza elettrica è differente, come abbiamo già visto in un video precedente che vi lascio qui in descrizione. Allo stesso modo, tra queste due tecnologie è differente anche il consumo, sia in termini di energia elettrica che in termini di acqua consumata per ciclo completo. Per renderci conto delle differenze di consumo, basta semplicemente paragonare l'energy label di questi due prodotti. In questo caso faremo un confronto di due energy label, di due lavasciuga, la prima in pompa di calore, la seconda che utilizza la resistenza elettrica, che hanno entrambe una portata di 10 kg nella fase di lavaggio e di 6 kg in fase di asciugatura. E per fare il confronto utilizzeremo il grafico qui accanto, sul quale nella parte sinistra è riproposta l'energy label della lavasciuga in pompa di calore, mentre nella parte destra vediamo l'energy label della lavasciuga con resistenza elettrica. E di queste due energy label ci soffermeremo principalmente su due dati essenziali, ovvero il consumo di energia elettrica in un ciclo completo di lavaggio e asciugatura e il consumo di acqua nello stesso ciclo. Per chi invece volesse approfondire tutti gli altri dati, vi rimando alla visione del video che vi lascio sempre qui in descrizione e di come è strutturata l'energy label della lavasciuga. Soffermandoci su questi dati, abbiamo messo in evidenza per l'appunto il consumo di energia elettrica nella pompa di calore che è di 4,07 kW per ciclo completo, mentre nella lavasciuga con resistenza elettrica il consumo è di 6,7 kW. Il consumo invece di acqua nella pompa di calore è di 77 litri per ciclo completo, mentre nella lavasciuga resistenza elettrica è di 115 litri di acqua. Estrapolando i dati dei consumi elettrici e dell'acqua, andandole a sviluppare, possiamo constatare che la lavasciuga in pompa di calore avrà un consumo di kilowatt totali su una base di 220 cicli di lavaggio, che è quella che più o meno considera oggi la normativa. Comunque questo dato possiamo ovviamente, in base alle nostre esigenze, andarlo a modificare, però non ci rifaremo a questo, diciamo, a questo numero per fare un calcolo, quindi una valutazione, quindi tirare fuori una differenza di consumi, a un consumo di ben 895,4 kW per tutti questi lavaggi. E la lavasciuga invece con resistenza elettrica ha un consumo di 1474 kW. Avendo considerato il costo del kilowatt pari a 0,25 centesimi di euro, abbiamo un consumo complessivo di 223,85 euro, mentre nella lavasciuga a resistenza elettrica il consumo complessivo è di 368,5 euro. In buona sostanza c'è una differenza di 144,65 euro a vantaggio della lavasciuga a pompa di calore. Altra differenza di consumo è quella relativa all'acqua. In questo caso la lavasciuga in pompa di calore ha un consumo di 16.940 litri di acqua in un anno, ovvero nei 220 cicli di lavaggio che abbiamo considerato, mentre la lavasciuga a resistenza elettrica ha un consumo di 25.300 litri di acqua in un anno. In buona sostanza c'è una differenza di 8.360 litri di acqua di consumo in meno, quindi di risparmio in una lavasciuga in pompa di calore rispetto in questa lavasciuga in pompa di calore rispetto alla stessa lavasciuga con la stessa portata, quindi a resistenza elettrica. Quindi un risparmio di 36 metri cubi di acqua. Anche questo dato, andando a moltiplicare per il costo del metro cubo a secondo del comune di residenza, e quindi in base alla propria tariffa residenziale, avrà ovviamente un costo. Per concludere, quindi per eseguire, effettuare una scelta consapevole, quindi un acquisto consapevole, è molto importante, come abbiamo visto dal confronto di queste due energy label, andare ad eseguire ogni qualvolta si va ad confrontare due prodotti. Quindi, che potrebbe essere quindi una lavasciuga in pompa di calore ed una resistenza elettrica, ma lo stesso potremmo fare anche per due lavasciuga a resistenza elettrica, due lavasciuga entrambi in pompa di calore, per determinare quale effettivamente
effettivamente ha un consumo sia energetico che di acqua inferiore. Nella scelta non ci si può basare solo ed esclusivamente sulla classe energetica, perché come abbiamo visto nel confronto di questi due prodotti entrambi in classe A, i dati dei consumi sono nettamente differenti.